Salve bella gente qui. Mio Dio, non so perché mi sono appena ricordato del saluto di Gabby 16 bit, porco Giuda. Mio Dio, ragazzi, Gabby 16 bit, youtuber che seguo tantissimo nel 2019, 2020 anche, molti dei video tipo. Io seguo molto i suoi video su. Guardavo molto i suoi video su Mindshow. Me li guardavo molto, quei video là. E cioè, cacchio, non so, no, non sono valevoli per una ri-reazione. Anche i Player Inside, youtuber che guardavo tantissimo, quelli, i Player Inside valgono molto di più da reagire. Mio Dio, ragazzi, il 2019, porco Giuda, vabbò, ma. Però, Dadish, signori, okay, con gli effetti sono rubati a Super Mario, let's go. Ma aspetta, non è che devo prendere le stelle, o no? Cacchio. Spero ci sia delle vite perché altrimenti bestemmio. Cazzo, non riesco a accettare niente. Benissimo, allora. Faccio una cosa così, andare là. Giorgi corre felice. Ah. Ecco qua, ho preso la stella, ragazzi. Ora. Io spero che non abbia una cosa tipo Super Cat Bros che devi prendere tot cose per poter procedere al mondo successivo. Io spero. Ok, intanto abbiamo completato questo livello. Ci ha messo un po'. Ah, boh. L'effetto sonoro di YouTube del 2016. Oh, aiuto. Ok. Allora, uè. Ma poi perché? Perché? Non so perché le pizze. Perché devo odiare le pizze? Sono il mio cibo preferito, le pizze. Dai. Poi solo per gli hamburger si usa la chip. Ma poi in realtà nessuno usa il ravanello, in realtà, quindi c'è tecnicamente. Vediamo su tutte le stelle perché ho paura che, raga, da quei tre giochi sui gatti che sono rimasti incompleti ho ancora il déjà vu. Intanto completiamo benissimo. Ho diciamo il trauma, ok? Non il déjà vu, ok? Ah! Bella la musica. Non so. Ravanello. Vai, è benissimo, abbiamo fatto. Cazzo, mi sto spaventando per un cazzo di gioco dove sei un ravanello che deve schivare delle pi. Il problema è che non ci sono checkpoint, quindi. Welp! Sarà un po' dura. Ah! Non so perché, ragazzi, sono in uno di quei momenti dove penso a cose a caso. Raga,
Io mi ricordo, visto che di recente è tornato ad allenare, parliamo un attimo di Claudio Ranieri e della sua pagina Wikipedia. Raga, allora, Claudio Ranieri è un... Se a caso parliamo di calcio, va bene? Va bene, oh? E praticamente la sua pagina Wikipedia, cioè... Ah, ok, mo ci sono checkpoint per fortuna, dannazione. Se non c'erano la situa si faceva brutto. Attenzione, attenzione, attenzione. L'ho fatta a fare il primo salto. Dei cetrioli del mare. Sì, va bene. Scossa. Comunque, ragazzi, stavo parlando di Gabby 16 bit. Mi era spuntata una pubblicità che aveva Trap Adventure 2. L'ho sbloccato i ricordi, ragazzi. Mio Dio, Trap Adventure. Il video di Gabby su Trap Adventure 2, porco Giuda, cioè. Con tutte quelle espressioni, era uno di quelli che mi, era un altro di quelli che mi ricordavo di più di Gabby nel 2019. Sono un coyote. Willy il coyote. Sta parte, oh no, sono tornati i cannoni, ragazzi. I cannoni io li conosco. Chittidetrum, porco Giuda. Anche se Chittidetrum non era cannone, era semplicemente, diciamo, piattaforme, diciamo. Cazzo, cazzo, sono un grande. Peccato che babbo sono morto. Ok, ma scusa. Allora, ah, e no, non devo saltare. Mi sa, ok, ho capito. Cose. Allora, papparabam. Il bordo prendo sempre. Sotto non è più, cioè proprio oh, per fortuna non ce l'ho fatto, ora non falli, ce l'ho fatta ora però perissimo ora però. Ragazzi, ce l'ho fatta, ragazzi, ma porco. Ci è voluto un po', ma porco Giuda, oh. Vabbò, cos'è un livello, sti cazzo di... Ah, anche in Chittidetrum c'erano dei cannoni che erano una merdata colossa, oh no. Oh, fuck. Perfetto. Ora però...
God Mode, ragazzi. Ah, non posso prendere la stella che... Spero che le stelle siano inutili, per favore. Prego ogni santo non so perché, facendo sta cosa, mi ha ricordato uno sketch che aveva fatto Daniel De Pantelas. Uno sketch che era recitato da Daniel Pantelas in un video che era tipo per i mondiali del 2014, fatto in collaborazione di Nirchiop. Cioè con i Nirchiop, non... Vabbè, fatto in collaborazione con i Nirchiop. E tu praticamente era ti prego, io fai sediare l'Italia, in cambio non mi spipitterò, non studierò fino studierò sempre e mi farò pure una vecchia. Non so perché quello sketch fa un po' ridere, ok, boh. Mi sa che non doveva andare così, de botto. Così, de botto, in questo spero. Faccio una cosa. Allora, signori, YOLO! Non ci credo, ce l'ho fatta! Cazzo, però. Di nuovo sti cacchio. Ho dovuto rifare il livello, era. Ok, signori. Uno, due. Raga, quando finisce sto mondo, porco Giuda. Speedrun di morte. Vaffanculo. Mi sa che io non dovevo andare a prendere quella roba. Aspetta, non devo... Ah, ok. Ok. Mo sto capendo come si fa codesto livello. Allora, e via. Pronti? Partenza, via. Raga, potrebbe esserci una nuova idea per una nuova pup. Non ve la dico. Forse mi ho già dato un piccolo insight su cosa potrebbe essere l'idea per la pup o ciò che verrà pupa. Tanto sto livello che, mio Dio, era anche più difficile. L'abbiamo fatto in tre tentativi praticamente quando l'ho imparato. Non c'è stata per nessuno. Oh, finalmente hot dog! Hot dog ed una pizza! Ok. Ok, serve tipo... È facile sto livello, porco Giuda. Aspè. Ultima pounata ed ecco qua. Porco Giuda. Sì, ho sconfitto Hot Dog. Un
hot dog che si chiama hot dog, però era una pizza, cioè, quindi. Ok. Mondo 3, Monto Mountain. Però per oggi si può dire anche basta, perché, cioè. Porco Giuda, è stato veramente un. Sono straziante, ma boh, ma noi ci vediamo più tardi con una reaction. Non mi ricordo nemmeno il video che dovevo reagire, ma boh, no, noi ci vediamo.